Peccato però che in questa stanza così nuda non faccia nessun effetto. Ho pensato anche per questo. Tutta mobilia nuova, dopo concire questa camera. Ordinata appositamente, in omaggio allo zio. Almeno hai avuto buone notizie. Tutti mi dicono che lo zio aveva una debolezza per me. Ora per associazione degli dei. Ma ricordo quando lo zio parlava con me, sbadagliava. E che vuol dire? La debolezza. Quando parlavo con te sbadagliava. No. E con me. Poi me lo confermò la cameriera. La cameriera mi disse che lo zio morì col mio nome in bocca. Ti chiamava, ti voleva con lui. No. Dice che morì dicendo Antonio. Te lascio, te lascio, te la, te lascio, te la, sciò. Ma non ebbe il tempo di dire te lascio erede. Peccato. Ora io dico, poteva dire un te lascio di meno e dire te lascio erede. Si vede che in quel momento gli mancò il fiato. E difatti il medico curante che fece l'analisi logica dice che lo zio morì per mancanza di fiato. Sfiatone il più bello.